Buongiorno a tutti! Oggi voglio parlarvi del Full Lips, ossia questa grandissima novità che avrete visto sicuramente su Instagram, su Facebook, ovunque. In realtà ci sono tre dimensioni: una tonda, una diciamo orizzontale e una un po' meno orizzontale. Allora, diciamo che quella tonda si adatta benissimo a tutte le forme di labbra perché non vi ho ancora spiegato a cosa serve. Serve a volumizzare le labbra facendo percorrere il sangue tirando così verso la punta. Il tondo si adatta benissimo, come dicevo prima, a tutti i tipi di labbra, a tutte le forme, mentre gli altri sono un po' più difficilotti. Questo qui vedete che è molto stretto e questo è più largo. Questo è utile quando avete labbra orizzontali sottilissime. In questo caso, siccome avete una bocca più larga, va ad avvolgere tutta la bocca. Mentre quest'altro, se volete ricreare il cuoricino, lo mettete in verticale. Però, se non sapete cosa scegliere, prendete quello tondo. Il loro prezzo è 19,99, ossia 20 dollari. Si acquistano non sul loro sito ma sul loro eBay. Infatti, se andate sul loro sito, vi rimanda la pagina eBay americana, rischio dogana ovviamente, però comunque per un pacchettino piccolo di solito non bloccano nulla in dogana. Quindi, voglio dire, anzi, scrivete magari in privato che devono scrivere gift, quindi regalo, in modo che state tranquille. Però con ben 24 dollari anche la spedizione. Questo è quello che ho visto su eBay loro, ma in realtà so che su Amazon, su tanti altri siti, trovate più o meno sì sui 20 pound, comprese le spese di spedizione. Io ho un labbro fortemente asimmetrico. Questo lato qui è realmente molto molto basso. Ho la parte inferiore comunque carnosa, non troppo, però comunque ce l'ho carnosa. E su di me non fa un bellissimissimo effetto perché proprio questo lato, siccome è nullo, non lo so, non, la parte superiore non sono mai riuscita a farla volumizzare tantissimo. Una cosa che c'è da dire, cosa che sicuramente vi balla nella testa, dura quanto dura? Dura mezz'ora, circa 25 minuti, dipende da quanto tempo state lì a tirare e da quanto grandi avete fatto le vostre labbra. Però in realtà dura, io ho cronometrato, una volta 20 minuti, una volta 25, insomma più o meno quello è il tempo. La cosa terribile a mio parere è che una volta che va via l'effetto, voi comunque avete sbordato tantissimo con il rossetto. Le vostre labbra ritornano come erano prima e vi trovate con 2 mm di rossetto fuori. Quindi per uscire no, nel senso che no, però per farvi una foto, magari la foto di profilo. Un'altra cosa che volevo dirvi, non fatelo con i bicchieri, perché c'è un video su Facebook che fa veramente impressione e ho visto anche le foto del post, infatti anche loro dicono fate attenzione perché si possono ricreare dei lividini intorno alle labbra. Quindi sì, non fatelo con bicchieri e un'altra cosa, se avete questo non state sempre lì a tirare, magari tirando troppo si può spezzare qualche venuzza, cioè no, perché no? E non li acquisterei onestamente, cioè magari c'è, cioè, sì, se tipo li trovi in un negozio sotto casa o in giro, che ne so, andate a New York e li trovate in un negozio, ma io uno forse lo prenderei per sfizio, ma in realtà non è che è bello, ma non abballa, come si dice a Napoli, veramente. È tutto, un bacione e alla prossima.